Momenti di tensione ieri nel tardo pomeriggio in via Roma, dove sono intervenuti in forze carabinieri, polizia ed esercito. Secondo quanto accertato, era in corso una festa con alcune decine di nigeriani all'interno del locale che ospitava la Tivoli e che ora è stato trasformato in un bazar, il Mary Afro Bar Market, gestito da una trentenne nigeriana con precedenti per spaccio di stupefacenti. Verso le 19 la situazione è degenerata, forse a causa dell'alcol. Così i residenti hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine a causa degli schiamazzi e del caos. Qualcuno pensava addirittura ad una rissa. Le prime pattuglie arrivate si sono trovate in difficoltà con i nigeriani che avevano un atteggiamento aggressivo. Tra loro anche alcune donne, due delle quali avevano in braccio bambini di pochi mesi. Sono così intervenuti i rinforzi in modo da poter identificare tutte le persone presenti alla festa. Impegnate più di 10 pattuglie tra carabinieri, polizia ed esercito. Sul posto anche l'unità cinofila dei carabinieri per cercare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti all'interno del locale. Al termine del controllo, durato alcune ore, è stato arrestato un nigeriano di 40 anni, bloccato mentre cercava di scappare sul retro. L'uomo, già con precedenti, è stato trovato con dosi di cocaina, hashish ed eroina. Giudicato per direttissima, è stato sottoposto a obbligo di firma e di dimora. Denunciata anche la titolare del market, per il quale è stato proposto la chiusura alle autorità competenti.